sono colleghi parlamentari, no? Io non li vedo. C'è una porta usce. Ecco, se ci raccomandiamo iniziamo i lavori. Ci ha raggiunto il signor Ministro, che ringraziamo per la sua gentile e gradita presenza in questo convegno, che è importante perché si verifica a valle di un lavoro molto proficuo che è stato condotto nell'ambito di una convenzione tra ISPRA e il Ministero dell'Ambiente sulla redazione di linee di indirizzo sulla radioattività ambientale. E quindi facciamo in questa giornata, con varie sessioni via via sempre più di livello tecnico, il punto sul sistema di monitoraggio della radioattività ambientale. E questa l'abbiamo inserito, questo evento, nell'ambito anche di un incontro annuale che viene fatto dalla Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattività Ambientale, che è costituita da ISPRA, dalle ARPA, dalle APPA, da INEA, dall'Istituto Superiore di Sanità, dagli istituti zooprofilattici sperimentali e della Croce Rossa. Ricordiamoci che l'ambito del controllo della radioattività ambientale coinvolge, oltre che gli istituti scientifici, prima di tutto l'ISPRA, come ministeri, il Ministero dell'Ambiente per le matrici ambientali propriamente dette e il Ministero della Salute per quanto riguarda gli alimenti. Quindi, ripeto, siamo molto felici della presenza del signor Ministro, al quale un grande piacere passo la parola. Grazie a tutti anche di avermi invitato ad aprire i lavori di queste due giornate di studio e approfondimento. Mi scuso immediatamente se non potrò rimanere con voi, ma ci sono altri appuntamenti istituzionali, fra cui oggi è una giornata particolarmente importante per l'ambiente, fra l'altro perché sarà pubblicata l'enciclica del Papa proprio sul tema ambientale, e questo fa piacere a tutti, penso, credenti e non credenti, perché mette l'ambiente, anche i temi che voi esaminerete in questi due giorni, al centro del dibattito mondiale. Saluto tutti i presenti che lavorano alla rete di sorveglianza della radioattività ambientale, che partecipano al confronto di queste due giornate. Un ringrazio particolare va all'ISPRA, con cui abbiamo organizzato questo evento, e al direttore Grillo, che da pochi mesi si occupa anche di questi problemi. I lavori che verranno presentati oggi e domani sono il risultato di uno sforzo congiunto del Ministero dell'Ambiente e dell'ISPRA, sforzo che ha visto anche la collaborazione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, e ringrazio l'efficace contributo del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, della Croce Rossa Italiana e dell'Enea. 60 esperti che, collaborando e condividendo le proprie esperienze, sono giunti all'elaborazione degli studi che verranno illustrati a breve e che hanno l'obiettivo di rafforzare la struttura già esistente di verifica della radioattività ambientale e di facilitarne la lettura e comprensione da parte di un lettore non qualificato. A questo elemento tengo particolarmente perché rappresenta l'attuazione di un impegno che ho assunto nel momento in cui sono stato nominato ministro, e ci credo fortemente, quello di rendere l'ambiente accessibile a tutti in termini di trasparenza e di informazione corretta ai cittadini. Tutti gli studi che presenteremo saranno infatti pubblicati sul nostro sito e sul sito dell'ISPRA, e quindi, pur se principalmente rivolte a un pubblico di tecnici e di esperti del settore, saranno comunque accessibili a tutti. Il nostro Paese non possiede, lo sapete, un proprio programma di sfruttamento dell'energia atomica. Lo hanno deciso gli italiani con due referendum. Le centrali e le altre installazioni connesse al ciclo del combustibile nucleare non sono più in esercizio e sono da tempo iniziate le procedure per la loro messa in sicurezza e disattivazione.
Esistono in esercizio alcuni piccoli reattori di ricerca presso università e centri di ricerca ed è diffuso l'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti nelle applicazioni mediche, nell'industria e nella ricerca scientifica. Il Ministero dell'Ambiente e l'ISPRA sono coinvolti nel fornire il parere di competenza al Ministero dello Sviluppo Economico per le autorizzazioni di impianti rilevanti che utilizzano sorgenti di radiazioni. Le autorizzazioni concesse fino ad oggi sono 109. Qui vorrei fare un breve inciso sulle eccellenze italiane che lavorano in questo ambito. Nel campo sanitario è stato autorizzato nel 2007 il Centro Nazionale di Androterapia Oncologico di Pavia. Di questo tipo di impianto ve ne sono solo 4 al mondo, che utilizza un fascio di particelle subatomiche prodotte da un acceleratore di particelle realizzato in collaborazione con grossi centri di ricerca europei e italiani, tra i quali gli Istituti Nazionali di Fisica Nucleare, il CERN e il CERN di Ginevra. I fasci prodotti vengono poi inviati in una delle sale di trattamento. Il fascio che colpisce le cellule del tumore è un pennello che si muove e agisce con una precisione di 2 decimi di un millimetro. Possono essere trattati i tumori della base cranica, occhio e orbita, testa, collo e altri. Altri progetti di avanguardia sono in corso in via di autorizzazione presso laboratori nazionali del Gran Sasso, unici al mondo nel loro genere e dai quali collaborano scienziati provenienti da tutto il mondo. Tra le fonti di inquinamento da radiazione, interesse crescente ricevono le situazioni di esposizione alle radiazioni ionizzanti derivanti da materie radioattive naturali, in particolare il radon, e dalle attività lavorative che comportano l'utilizzo di materie che determinano l'accumulo di radioattività di origine naturale. Vi è inoltre e sempre la possibilità che eventi incidentali possano accadere ovunque nel mondo e comportare inquinamenti percettibili anche in Italia e in maniera duratura. Basti ricordare i disastrosi eventi di Chernobyl nel 1986 e quello più recente di Fukushima nel 2011. Per l'insieme degli scenari presentati è richiesto che le competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione siano sempre di alto livello e che vengano sempre effettuate le attività di monitoraggio della radioattività ambientale e negli alimenti. In Italia la verifica della radioattività si realizza attraverso un insieme di reti a livello regionale e nazionale, reti che hanno necessità della massima attenzione e del massimo supporto. Le reti sono state anche recentemente sottoposte a più verifiche da parte della Commissione europea, l'ultima nel settembre 2013. Il rapporto finale presentato dalla Commissione, pur evidenziando delle criticità, ha di fatto ritenute idonee le nostre reti. È proprio per operare in questa direzione, per garantire il supporto alle reti, che il Ministero dell'Ambiente e l'ISPRA, nell'ambito di una convenzione, hanno assicurato il proprio supporto tecnico-scientifico e l'elaborazione di linee guida e di indirizzi metodologici riferiti a diverse linee di attività, tra cui l'inquinamento da radiazione. Gli argomenti affrontati nella convenzione sono stati valutazione ambientale via VAS, qualità dell'aria, mobilità sostenibile, inquinamento acustico e, come detto, prevenzione dei rischi dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. In questo ultimo ambito sono state individuate 3 differenze tematiche. È stato deciso di implementare il Sistema Nazionale di Monitoraggio della Radioattività Ambientale e il Catasto Nazionale delle Sorgenti Fisse e Mobili di Radiazioni Ionizzanti e è stato effettuato uno studio pilota di sensibilizzazione sul fenomeno della radioattività naturale o indotta da attività umane. Oggi è giunto il momento di presentare e condividere con voi questo lavoro. Nelle giornate di oggi e domani saranno presentati diversi documenti, linee guida e rapporti che hanno lo scopo di condividere strategie di campionamento, procedure, metodi di analisi, flusso dei dati per rendere sempre più armonizzanti e confrontabili i risultati ottenuti. Sarà illustrato inoltre il risultato delle attività che hanno riguardato il primo punto, il monitoraggio della radioattività. La rete di monitoraggio rappresenta la garanzia che il territorio, le sue risorse idriche, i suoi prodotti alimentari, sia vegetali che animali, e l'aria, siano all'interno di parametri stabiliti. Questo impegno sarà oggetto delle 2 giorni che inizia oggi e sono certo rappresenterà un altro passo in avanti per rendere l'Italia e gli italiani sempre più sicuri e tecnologicamente all'avanguardia in questo delicatissimo e importante settore. Buon lavoro. Mi dispiace, direttore, mi vado dal...
Grazie signor Ministro. Arrivederci, buon lavoro. Allora, noi salutando il Ministro proseguiamo con la nostra prima sessione di interventi, la prima sessione di interventi un po' introduttivi, e poi andremo, come dicevamo, via via a